ovviamente anche l'emozione che è in gioco, in ballo, anche perché, signori, questa sera ci sarà la finale di Miss Italia 2019. Si sfideranno queste due ragazze, queste due donne, hanno fatto un sacco di prove, hanno fatto un sacco di provini, hanno conosciuto un sacco di persone, sono state con un sacco di persone, cioè, nel senso che hanno conosciuto persone che conoscevano persone e sono arrivate fin qui nella famosissima finale di Miss Italia 2019. Signori, e allora io inizierei nel frattempo a salutarle. Buonasera. Buonasera, signor Conti. No, sono Nicola. Nicola. Signor Nicola Conti, buonasera. Buonasera. Salve, buonasera. Buonasera, salve. Buonasera. Lei è? Buonasera, buonasera a tutti. Sì. Buonasera, io sono Marta e buongiorno chissà, non si può mai sapere. Tutti quelli che mi conoscono dicono che sono simpatica. Quelli che non mi conoscono non lo so perché non li conosco neanche io. Giustamente. Bene. Beh, che dire, mi piacerebbe tantissimo rappresentare l'Italia in quanto segui le norme di mio padre, che anche lui è rappresentante. Sì. Il padre è un rappresentante, quindi. Sì, vengo dal sud, più precisamente dal sud Italia, dove sì. Vivo con i miei genitori, più precisamente con mia madre e con mio padre. Sì. Bene, questa cosa ci fa molto piacere. Sì, inoltre non mi sento inferiore a nessuna. Infatti, ah, sì? Sì, ho fatto la ragazza alla pari per 2 anni. Ah, alla pari per 2 anni, invece se era per 3 anni. Alla pari? Ma anche lei che domande fa? Sì, no, due sì. Anni alla pari e 3 anni che cos'era? Alla dispari! Ovviamente. Signori, un applauso per la nostra Marta, improponibile. Bene, e invece da quest'altro lato chi c'è? Presentiamo. Buonasera a tutti. Come avrete immagino capito dal mio numero, mi chiamo Alice. E non lo dico certo per vantarmi. Ecco. Quello che dico certo per vantarmi è che vengo da Milano. Ah. Ecco però, signor Conti, non è proprio Milano. Allora, innanzitutto non sono il signor Conti, però vogliamo sapere precisamente da dove arriva. Milano Marittima! Va di retro Satana. E beh, che altro dire di me? Sono una ragazza solare, ottimista e non mi abbatto mai. Infatti il mio motto è: matto un papa, te ne fa un altro. Grazie! Un grande applauso, signori. Bene, allora, questa era la numero 17. Allora, prima di votare, perché giustamente ci sarà una votazione da casa e anche voi del pubblico dovrete votare queste due donne, cercheremo di fare alcune domande di cultura generale e anche un po' personali per cercare di capire quali persone sono, chi potrebbe rappresentare l'Italia in Italia e nel mondo. Quindi io direi di iniziare banalmente con una domanda e chiedere: qual è il vostro piatto preferito? Il mio piatto preferito è la pasta con le sarde, anche ah, se bene. Non so fare la sarda. Ah no? Però non so fare la pasta. Ah, non so fare la pasta? No, però so fare molto bene la sarda. Aio, capito mia, di Cagliari sono. Veramente, improponibile questa donna, ok. Mentre per lei il suo piatto preferito è? Sono gli spaghetti alla chitarra. Ecco, non so fare gli spaghetti, però so fare la chitarra. Cioè? Scusate signori, la droga fa male ai bambini. Bene, e adesso vogliamo fare un'altra domanda per cercare di capire anche voi che persona siete, cosa sta facendo, per piacere, mi sembra il caso, ci sono bambini, lei è anche la responsabile mini club. Allora, vogliamo sapere un attimo la persona con cui si confida, ecco. Beh, chiediamo prima a lei, va bene. Sinceramente mi confido di nessuno, anzi, come dice il grande poeta, fidarsi è bene, confidarsi è peggio. Bene, ma questi capelli dove li ho fatti? Mentre lei cosa dice? Si confida? Sì, io mi confido con mio fratello, anche se per me è più che un fratello e una sorella. Bene. E infatti è gay! No, anzi, colgo l'occasione per dire ai miei genitori che ancora non lo sanno. Papà, mamma, Paolo è gay! Bene, salutiamo Paolo e tutta la famiglia.
Allora, vogliamo adesso sapere un'altra cosa. Che cosa non vi piace di voi? Nel senso, c'è una cosa del vostro carattere, della vostra persona, del vostro fisico che vorreste cambiare? Una cosa che non vi piace? Beh, sinceramente di me non mi piace se qualcuno mi guarda e sono fantastica quando sono assorta. Per il resto mi piace tutto. Sono fantastica! Dovresti smetterla con la droga, veramente. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Le hanno dato mi sento a disagio. Le hanno dato una taglia in meno. No, il body è un po' stretto, vedi. Va bene, questa cosa non ci interessa. Vogliamo sapere un suo difetto, una cosa che vorrebbe cambiare di lei? Ma sinceramente a me non è mai piaciuto che sono del Capricorno. E infatti mi sento più qui dell'Ariete, diciamo. E infatti sto mettendo i soldi da parte per rifarmi il segno. Ah, sì. Cioè sta mettendo i soldi da parte per farsi il segno, giusto? Mi sembra anche il caso. Vabbè. Bene, allora vogliamo sapere un difetto? Ha difetti lei? O lei? Non finisce più. Ha dei difetti? Oppure ha un portafortuna? Che cosa ha lei? Io ho un portafortuna. Ce l'ha un portafortuna? Allora, okay. Sicuramente la pace nel mondo. Eh beh, quella è a prescindere. La pace nel mondo è comunque un portafortuna. E poi? E poi questo bellissimo braccialetto che ho ereditato da mia nonna e davvero vale proprio una fortuna. Eh beh, giustamente essendo della nonna avrà un valore incalcolabile. Cioè nel senso... No, no, l'ho fatto calcolare. Vale più di 30.000 euro. Stica, bene. Fa piacere. Bene, e lei ha un portafortuna. Cosa sta per... Non ce ne ha, quindi che cosa sta salendo? Niente, non c'è niente. E lei ha un portafortuna? Ma sinceramente io, signor Conti, non credo molto nella fortuna. Ah. Credo che nella vita bisogna andare a letto con le persone giuste, ecco. Saper farlo. Sì. Assurdo, vabbè. Quindi signori, vi stiamo presentando delle donne che sanno bene cosa vogliono, ecco, dalla vita e dalle persone, ecco. Bene, volete salutare qualcuno? C'è qualcuno che avete voglia di salutare? No, guardi signor Conte, sarebbero troppi, ci metteremo troppo. Ma che cosa sta dicendo? Sì. Come? Va bene, allora lasciamo stare. Allora signori, prima di dirvi il risultato finale, avete votato, ovviamente ho visto che stavate votando tutti, eravate tutti concentrati nella votazione e infatti adesso mi sta per arrivare la busta, aspettiamo il nostro amico Mario. Grazie Mario per la busta. Allora signori, abbiamo il vincitore, anzi abbiamo la vincitrice di Miss Italia 2019. Quindi abbiamo un po' di musica di sottofondo perché ovviamente è un momento importante. Siete improponibili, veramente. Iniziare la serata così è veramente improponibile. Signori, avete votato, avete conosciuto un po' queste ragazze. Avete capito che una di loro può presentare l'Italia in Italia e nel mondo. E allora vince Miss Italia 2019. Oh. Vince Alice! Fate un applauso per la nostra nuova Miss Italia! Eccola qui, abbiamo anche signori la nostra ex Miss Italia che porta la corona e lo scettro, Miss Italia 2018, e tu sei Miss Italia 2019, ovviamente le vostre amiche possono venire a salutarvi, eccole, guardale, amiche che hanno anche loro concorso a questo mitico concorso per diventare Miss Italia 2019. È stato un percorso lungo, è stata una lunga lotta signori, ma alla fine abbiamo no, quello no. Che cosa è successo? Scusatemi, sono un attimo distratto, è successo qualcosa? È morta! Ma come è morta? Alice, ma si muove ancora? Alice! La chiappa si muove ancora. Oddio, questa scena mi piace tantissimo. Ma si muove ancora la chiappa. Alice, Alice. Guardate signori, guardate la disperazione. Prima, fino a un secondo fa erano nemiche. Adesso guardate la disperazione dell'amica. Guardate che disperazione signori. Ma cosa bisogna dire? Guardate, guardate veramente. E allora signori, c'è rimasta solo lei, vince Miss Italia 2019, la nostra Marta! La chiappa si muove ancora.
Alice. Alice è deceduta. Eccola, signori. E allora facciamo un grande applauso per la nostra vincitrice. Signori, con questo grande evento sta per terminare qui il nostro preserata. Stiamo per iniziare.